Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Come potete vedere, oggi sono di nuovo nella mia solita postazione, quindi vedete il mio solito sfondo e questo è positivo perché significa che io sono, diciamo, in fase di miglioramento e quindi il mio riposo forzato è finito finalmente. Oggi in questo video vi volevo parlare di tarocchi, quindi il tema, diciamo, che nel mio canale è presente, però vorrei parlarvi di un mazzo di tarocchi veramente particolare. Si tratta di questo. Ve lo avvicino, si chiama After Tarot, ossia i tarocchi del dopo. Questo mazzo mi ha colpito molto. Io ho visto la pubblicità su un giornale che tratta, diciamo, argomenti di astrologia, di oroscopi e anche di tarocchi. Il giornale in questione è Sirio, forse qualcuno di voi lo conosce. Comunque, su questo giornale ho visto questa pubblicità. Io non avevo mai sentito parlare di questi tarocchi, non li conoscevo e sono rimasta molto molto affascinata, colpita e incuriosita, perché non sono tarocchi che propongono le solite figure, quelle tradizionali che noi siamo abituati a vedere. Ma sono tarocchi che fanno un passo in avanti, ossia ipotizzano quello che potrebbe accadere dopo. Si ispirano ai tarocchi Rider White. Io adesso, per farvi capire meglio, vorrei farvi vedere i tarocchi tradizionali, quelli Rider White. Questi sono i tarocchi Rider White, quelli tradizionali. Forse vi faccio vedere anche la scatola, sicuramente li avete già visti. Questa è la figura del matto, ad esempio, che è come appare nei tarocchi Rider White. Quindi noi vediamo il matto, il personaggio che è sull'orlo del precipizio, che ha la sua bisaccia, la rosa in mano, il cane. Ipotizzano quello che potrebbe accadere dopo, cioè questa persona è sul precipizio, c'è questo cane. Ma dopo che cosa potrebbe accadere? Perché il bello dei tarocchi è proprio questo, cioè noi non sappiamo effettivamente che cosa accade dopo e quindi sta anche alla nostra intuizione, alla nostra bravura, alla nostra capacità di interpretare queste carte, cercare di contestualizzare, di metterle nella situazione, di cercare di capire come interpretare quella carta. Però gli autori di questo mazzo hanno fatto un passo in avanti e hanno provato a disegnare quello che potrebbe accadere dopo. E questa è, ad esempio, prendiamo sempre il matto, una delle possibilità. Quindi, questa è la carta, il matto, e questo è quello che potrebbe accadere dopo. Come vedete, questa carta ipotizza che il matto dopo si appende, diciamo così, alla pietra, al precipizio. Ma non sembra essere spaventato, perché se vedete lì tranquillo che annusa la sua rosa. Ecco, queste carte sono tutte strutturate in questo modo. La carta della forza, ad esempio, noi siamo abituati nei tarocchi Rider White a vederla in questo modo, quindi c'è questa donna con questo leone, praticamente tiene le fauci del leone, però non sembra fare particolare sforzo, non sembra che il leone si stia ribellando, perché infatti questa carta comunque simboleggia la forza interiore, l'energia. Insomma, adesso non voglio farvi una lezione sulle carte dei tarocchi perché vi voglio parlare solo di questo mazzo, però tanto per darvi un'idea. Qui ipotizzano che cosa potrebbe accadere dopo e questo è quello che secondo gli autori del mazzo potrebbe accadere dopo. Quindi vediamo la donna abbracciata al leone. Abbracciata e vediamo che il leone in qualche modo sembra quasi farle le fusa. Quindi vediamo. Ecco, questo mazzo di tarocchi è tutto fatto in questo modo. Ovviamente non ci sono solo gli arcani maggiori, ma ci sono anche gli arcani minori. Quindi noi vediamo, vi faccio vedere ad esempio una carta degli arcani minori, sempre con le ipotesi di quello che potrebbe accadere dopo. È un mazzo veramente molto bello perché è davvero unico nel suo genere, davvero particolare e ha dei bellissimi disegni. E io cerco di farvelo vedere il meglio possibile. Vedete, queste sono le carte, è disegnato in questo modo.
Ed è veramente particolare perché appunto allena un pochino l'intuizione, permette in qualche modo di andare oltre alla classica e statica figura tradizionale dei tarocchi, ma di ipotizzare anche quello che potrebbe accadere dopo. Però insomma, queste sono le carte, ve le faccio vedere un pochino velocemente, sono molto molto particolari. Però ragazzi, io su questo mazzo vi do un consiglio: se voi non siete tanto, diciamo, pratici nella lettura dei tarocchi, quelli tradizionali, io vi sconsiglio di utilizzare questo mazzo perché questo mazzo allontana un po' dalla classica e tradizionale figura. Quindi, per chi non è tanto esperto, quello che potrebbe succedere è di dare un'interpretazione sbagliata perché magari vi fate influenzare dalla figura che è così diversa da quella tradizionale. Quindi, secondo me, questo mazzo può essere molto molto utile per allenare un pochino la capacità intuitiva. Però per fare un vero e proprio consulto io mi permetto di consigliarvi di utilizzare sempre il mazzo tradizionale per non rischiare di andare troppo fuori strada e di dare poi alla persona che vi chiede consulto un'interpretazione che non è ancorata alla realtà ma che è troppo fantasiosa. Quindi va benissimo se volete allenare l'intuizione, quindi magari giocare un pochino con questo mazzo di carte, provare a vedere che cosa vi suscitano queste immagini, quindi sicuramente come allenamento dell'intuizione è utilissimo. Però io vi raccomando cautela qualora lo vogliate utilizzare per fare delle stesure, perché appunto la figura non tradizionale potrebbe confondere un po'. Questo è un mazzo che ovviamente si può usare esattamente come un altro mazzo di carte, nel senso che voi potete ignorare completamente la figura diversa e utilizzare soltanto i significati tradizionali. Quindi, se vi capita la temperanza, l'eremita e il matto, dare comunque il significato, dare l'interpretazione in base al significato tradizionale. Però non è così facile come sembra con queste carte, perché comunque la figura che avete davanti poi è diversa veramente, quindi questo manda un pochino fuori strada. Quindi, insomma, è un ottimo allenamento all'intuizione, un ottimo allenamento per affinare un pochino le vostre capacità di percezione delle emozioni, di quello che le carte vi suscitano, quindi sicuramente può essere un buon allenamento. Però io personalmente diciamo che preferisco utilizzare il mazzo tradizionale, che è quello a cui siamo abituati, insomma, le figure che siamo abituati a vedere. Anche se in realtà il mazzo che utilizzo io non è il Rider White, ma sono i tarocchi di Marsiglia. Però io le colleziono le carte, non so se avete visto il mio video sulla collezione di carte, poi devo sempre farvi gli altri video dedicati a tutti i miei mazzi di carte. Comunque, scusate per il rumore di sottofondo, ragazzi, ma la portinaia sta passando l'aspirapolvere davanti alla mia porta proprio in questo momento, quindi vi chiedo scusa. Vi dicevo che io utilizzo i tarocchi di Marsiglia, ma che ho tantissimi mazzi di carte perché li colleziono, perché mi piacciono molto, quindi poi vi farò vedere tutti i miei mazzi. Quindi, ovviamente, nel collezionare i mazzi ho anche i tarocchi Rider White, che apprezzo, che mi piacciono, ma comunque per le divinazioni e per le stesure, così preferisco utilizzare quelli di Marsiglia. Bene, ragazzi, concludo questo video che era dedicato a questo mazzo di tarocchi un pochino particolare. Io non mi ricordo adesso quanto ho pagato questo mazzo, è un acquisto comunque abbastanza recente, l'ho comprato su Amazon. Vi lascio in descrizione magari il link per poterlo acquistare direttamente su Amazon. Comunque ha un prezzo che più o meno equivale a tutti gli altri mazzi di carte, quindi non è particolarmente caro, non si differenzia particolarmente dagli altri. Niente ragazzi, fatemi sapere magari se avete mai utilizzato questo mazzo, come vi siete trovati, se vi piace, se non vi piace, insomma, qual è la vostra idea. Vi mando un bacio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, buona serata!